Comunque, io faccio autore della fotografia e quando sentivo parlare di indotto sono d'accordissimo, perché siete passati a Matera, poca gente c'è stata, sì. Ma da quando che hanno fatto quel bellissimo film di Mel Gibson, Matera è diventata la capitale del mondo, e questo è quello che Annalisa sta facendo per far diventare Ariano la capitale. Cosa, perché Annalisa, quando io sono contata la mia volta la sera, scusate il mio parlare romano, non riesco a parlare quando mi sono incontrato una volta con Sergio Leone, guarda caso Sergio Leone è il Pino di Torella dei Lombardi, non è di Napoli come tutti pensavano, Torella dei Lombardi, per cui l'Irpinia è un paese straordinario. Ed allora, quando io sono stato invitato la prima volta tre anni fa, ho detto guardate, io ero con molto piacere, però per un festival posso raccontare quello che ho fatto nella mia vita di cinema, ma credo di averne fatto tanto. Sono stato invitato, pensate, nel 1994, era ancora Pischello, insomma, un po' più del Pischello, anche Los Angeles, il conto dell'Alistair Foundation, e c'erano tutti, poche dico perché mi sono messo qua giù, perché sono l'ultimo a parlare, voi vi ricordate di me, perché l'ultimo, a questo incontro di Los Angeles c'era, poche dico, c'era, Oliver Stone, George Davis, Steven Spielberg, De Niro, il mio amico, e a un certo momento ho detto, questi non parlano mai, ma come sono i campioni del mondo? E a un certo punto mi sono avvicinato con il mio pessimo inglese, ho detto, ma scusate, ma parlano tutti, ma come parlano? Che significa? Perché vanno per nome che vuol dire, se ricordano quello che dicevano, guardate lì, sto giocando, ricordi un grande. E naturalmente questo è, io ho fatto degli incontri che faccio ad Ariano, ormai racconto il cinema, l'ho raccontato come è nato il cinema, non c'era ancora, però sono nato qualche anno dopo. E quest'anno sono andato con Annalisa, ho ritrovato, mi sono messo a ricercare tra tutte le mie cose, vorrei fare una serie di incontri e spero di incontrarvi tutti. Di tutto, da quando è nato il cinema? È stato scritto un po' meno il tutto, però è stato filmato il tutto. Per cui ho fatto una bella ricerca, l'ho ritrovato, dei viaggi in Africa, delle esplorazioni in Africa, delle esplorazioni in Asia. Bardad, ho ritrovato una cosa di Bardad che mi interessava a suo tempo, la mia operazione. E vorrei fare queste cose. E un'altra cosa che ho trovato, e ve la dico per ultima, il viaggio di Nobile al Polo Nord. Lo sapete di dove era Nobile? No. Il Pino, no, non mi ricordo se non era italiano, era il Pino. Oh, sti Pini, stanno dappertutto. Viva il Pino e viva la vita, grazie.